Un altro tema è il tema dei fusti in PET. Tanti dicono che i fusti in plastica non sono peggio, cioè la plastica non è peggio. In verità non è assolutamente peggio perché per varie ragioni. Uno, perché partiamo da un punto di partenza. Casberg ha introdotto nel 2011 questo Dragmaster, che è una macchina che permette di gestire i fusti in plastica. Okay? Dopo li vedremo quando arriviamo sul palco. Come funziona? Funziona che partono da delle micro borracce, quasi, questi fossero delle micro borracce di queste dimensioni, che vengono, immaginate nella logistica, caricate, e una borraccia così versus un fusto in acciaio di 5 litri, immaginate quanti trasporti in meno dovete fare, e quindi va ad incidere molto molto meno sul trasporto. Il secondo elemento è che il fusto in plain PET, una volta utilizzato, lo posso smaltire come plastica. Il fusto in acciaio invece è un processo anche di pulizia, di sciacquo, che ha materiali chimici, la caustica, e quindi ovviamente sono anche rifiuti che vanno. Ma come funziona questo fusto in PET? Sostanzialmente è un fusto di, come dicevo prima, 10-20 litri, che invece che essere gestito come fusto in acciaio, per cui inserisco della CO2 per aspirare la birra e filarla, il fusto in PET raggiunge modalità meccanica, quindi ho il mio fusto che viene schiacciato come se fosse un tubetto di dentifricio, e la birra esce in modo meccanico. Perché è interessante? Perché uno entra a contatto con la CO2, e quindi a livello di qualità noi abbiamo un prodotto che passa da essere uguale alla prima apertura fino a 31 giorni in plastica versus i 5 giorni di garanzia che mi dà un fusto in acciaio. Perché vedete, un fusto in acciaio dopo 10 giorni e non è come vederlo quando è una ferita. E questo è un elemento fondamentale. Quindi qualitativamente ciò è visto. E a livello di sostenibilità chiaramente è andato a lavorare su tutta una serie di questioni di logistica, di smaltimento, quindi chiaramente di riduzione di produzione di CO2, perché poi immaginate tre fusti in PET permettono di risparmiare fino a 25 kg di CO2, che equivale a piantare un albero, alla produzione di un albero. Poi, come tutti sappiamo, oggi non si può ragionare soltanto in compensazione, in qualsiasi cosa bisogna ragionare in riduzione, quindi bisogna andare a ridurre a monte e poi anche compensare. E questo va in quella direzione. Si punta a ridurre, ovviamente, poi cercando di compensare. E poi anche un tema tecnologico, perché comunque avere un fusto di questo tipo permette anche di sapere quanta birra ho spillato, quando l'ho spillata, riuscire ad avere dei previsionali, riuscire ad avere tutta una serie di informazioni che mi permettono poi di gestire al meglio punto vendita. E poi voi immaginatevi, io che ho un pub, ho finito il mio fusto, mi trovo, dopo lo vedremo, un contenitore tutto schiacciato che mi occupa questo spazio, non ho bisogno di una stanza in cui mettere anche i miei fusti vuoti che mi occupano un sacco di volume. Quindi queste sono un pochino le varie logiche. Poi una logica di sensibilizzazione, che ha anche queste installazioni varie a Milano, a Red Urbano, proprio per quella plastica riciclata. È proprio quello l'obiettivo, sostenibilità, ed è un marchio più brevettato da casa, perché nel 2015. Questo è quello che... Ora, sono girato troppo lungo e andiamo verso la sala cottura, ma prima di entrare vi racconto cosa c'è. Qua c'è la mensa, quanto può essere il fondo. Andiamo verso la sala cottura e vi racconto cosa c'è dentro i vari silos.